la promozione di una città in tempi come quelli di oggi passa soprattutto da internet. Ed è per questo che abbiamo predisposto un nuovo portale, questo, www.maespezia.it, molto bello, molto innovativo, un servizio, uno strumento per questa fase importante di riscoperta delle nostre possibilità dal punto di vista turistico. Ormai sono davvero tantissime le microeconomie di questa città che vivono di turismo, hanno aperto tanti bed and breakfast, tutta la parte della ricezione sta crescendo, locali eccetera eccetera, dunque dobbiamo attrezzarci nel modo più completo e più moderno, e questa è una delle cose, come dire, più significative che stiamo facendo in questo momento in questa direzione. Come si integra un nuovo sito internet con la promozione turistica di Spezia? Un sito internet, anzi un portale, questo è un vero e proprio portale, è un qualcosa che diciamo necessario per la promozione turistica. Ormai tutta la navigazione, le conoscenze avvengono più su internet che su altri strumenti, quindi la città, abbiamo voluto dotare la città di uno strumento essenziale di conoscenza e di promozione del turismo, non solo in città ma anche di tutto il territorio, perché l'idea è sempre quella della promozione dell'area vasta e quindi la città al centro, al cuore di un territorio molto più ampio con interessantissimi siti naturalistici ma anche archeologici, storici, insomma veramente un territorio ricchissimo. Nel 2016 non basta avere un sito per fare promozione, qual è la potenzialità e soprattutto le caratteristiche principali di MySpace? La caratteristica principale è che è una piattaforma collaborativa sviluppata con i migliori sistemi internazionali, quindi si basa su un content management system che è WordPress, il 25% del mondo internet è fatto con WordPress, e va a includere invece che escludere tutte quelle applicazioni che in particolar modo i turisti, ma anche noi cittadini quotidianamente utilizziamo, come Google Maps, TripAdvisor oppure altre applicazioni di servizio già fatte in città e che servono al turista, come l'applicazione del bike sharing, l'applicazione della TC, l'applicazione dei battellieri. Il bello di MySpezia è che è una piattaforma collaborativa perché include tutti quegli ingredienti che già su internet trovi in un'unica piattaforma senza mai far uscire l'utente dal sito internet e lasciando quindi spazio alla meraviglia del nostro territorio guidandolo in tutti i percorsi e in tutte le aree della città.